mio. Grazie. Buonasera a tutti, a tutte. Abbiamo ringraziato il Presidente della Repubblica per aver accolto la composizione della nostra delegazione di Alleanza Verdi e Sinistra, qui presente assieme a me, che sono la Presidente della componente all'interno del gruppo misto, Luana Zanella, alla mia destra il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Frattoianni, alla mia sinistra il co-portavoce di Europa Verde, Eleonora Evi e Angelo Bonelli. Siamo state e stati eletti alla Camera dei Deputati, abbiamo oggi rappresentato i problemi che noi intravediamo, molto gravi, molto preoccupanti, con la costituzione di questo governo di destra-centro. Problemi che hanno a che fare con l'urgenza e l'emergenza ambientale, che hanno a che fare con il pericolo di una deriva democratica, di una restrizione delle libertà e dei diritti delle donne, e con una questione sociale che ci preoccupa e ci allerta davvero. Ha a che fare anche la nostra preoccupazione, e la nostra opposizione in questo senso sarà davvero rigorosa, ma anche propositiva, indicherà vie alternative, con la questione internazionale, sia per l'emergenza climatica, sia per quanto riguarda la questione della guerra causata dalla Federazione Russa invadendo l'Ucraina e che ha necessità di una soluzione il più veloce e il più, diciamo, capace di risolvere in maniera definitiva i problemi che rimangono aperti da troppi anni a livello internazionale, a livello europeo. Lascio la parola ai colleghi che illustreranno in maniera più compiuta gli aspetti che ho sintetizzato in maniera molto, diciamo, anche abbastanza decisa. Prego, Nicola. Sì, grazie a tutti e a tutte. Compiuta ma molto sintetica. Abbiamo rappresentato dal Presidente della Repubblica, dopo averlo ringraziato, le nostre preoccupazioni, innanzitutto per la situazione internazionale. Abbiamo ribadito il nostro impegno per la pace, un impegno che si misurerà nel Parlamento, in questa legislatura, si misurerà nel Paese, a cominciare dalla partecipazione nostra alla prossima manifestazione nazionale per la pace il 5 di novembre a Roma. Abbiamo ribadito che nella nettezza di un giudizio che da parte nostra non è mai venuto meno su quello che accade oggi in Ucraina, su chi aggredisce e chi ha aggredito, la scelta della pace, della diplomazia è oggi l'unica soluzione in grado di dare sicurezza alle vittime e di far fuoriuscire il mondo intero dal rischio di una degenerazione di quel conflitto che può assumere contorni e dimensioni che non vogliamo neanche nominare. Abbiamo detto al Presidente della Repubblica della nostra profonda preoccupazione per la dimensione drammatica della crisi sociale che attraversa questo Paese. L'esplosione della diseguaglianza, la crescita della povertà, della marginalità, della paura, oggi rischia di proiettare questo Paese dentro una condizione di tensione insopportabile. Occorrono risposte immediate, noi ne abbiamo avanzate, abbiamo avanzato proposte, a cominciare dalla richiesta di intervenire qui ed ora sull'insieme degli extra profitti delle compagnie energetiche per attutire l'impatto dell'inflazione, sulla necessità di intervenire per ridurre la piaga della precarietà che condanna un'intera generazione ad aver perso perfino la dimensione del futuro, sulla necessità di intervenire per redistribuire la ricchezza in un paese nel quale la ricchezza non è scomparsa, ma si è accumulata,
dentro una dimensione che riguarda una piccola minoranza, danni della grande maggioranza del paese. La destra italiana su tutti questi temi ha proposte e ricette che rischiano dal nostro punto di vista di aggravare la condizione del paese. Noi faremo l'opposizione, la faremo in modo determinato in Parlamento, la faremo anche nel paese e vogliamo essere, saremo un punto di riferimento per chi pensa che su questi temi occorrano risposte radicalmente diverse da quelle che la destra, che pure ha vinto le elezioni, ha messo in campo. Buonasera, buonasera a tutte e tutti, anche da parte mia. Un altro ambito che abbiamo voluto sottoporre come di grande preoccupazione da parte nostra, la Presidente della Repubblica, è il tema dei diritti. In particolar modo ci riferiamo anche a quella che è stata la polemica e il dibattito che ha tenuto banco durante la campagna elettorale, ma che si vede anche in questi giorni avere sempre più spinte verso un vero e proprio attacco a quelli che dovrebbero essere dei diritti acquisiti, diritti delle donne, ovvero per esempio il diritto all'aborto, che è un diritto umano che deve essere tutelato e garantito nel nostro paese. Ecco, noi abbiamo voluto rimarcare ancora una volta che rischiamo invece in questo momento di regredire su questo fronte, ciò che abbiamo anche denunciato nei mesi scorsi purtroppo sta già accadendo in alcune regioni italiane, e noi vigileremo e saremo molto attenti affinché questo governo non faccia e non si permetta di compiere passi indietro su queste importanti conquiste che riguardano i diritti civili, i diritti delle donne. No, nessun passo indietro su questo. Bene, per concludere, abbiamo, ovviamente anche io, tutti noi abbiamo ringraziato con e fatto i migliori auguri al Presidente della Repubblica Mattarella, che per noi è un punto di riferimento importante, non solo per noi ma per tutto il Paese. Qualcuno dirà, c'è una frase che altri usano per altri, io dico meno male che c'è Mattarella. Detto questo, abbiamo ricordato che nella formazione, e auspicato che nella formazione del nuovo governo, i futuri ministri, anche se in maniera inusuale e incompatibile con la Costituzione del nostro Paese, sono stati già dati alla stampa in modo inusuale, rispettino gli obblighi internazionali, in particolar modo per quanto riguarda, uno, gli obiettivi climatici. L'Italia ha sottoscritto degli impegni importanti per ridurre le emissioni di CO2 da qui al 2030. Avere ministri che in realtà poi vanno in una direzione opposta sarebbe un problema non solo per il nostro Paese dal punto di vista economico e sociale e ambientale, ma anche nella relazione con il resto dei Paesi d'Europa. E su questo noi chiediamo che ci sia la massima vigilanza di avere alla guida del Ministero della Transizione Ecologica, se tale rimarrà, un ministro o una ministra che questi obblighi internazionali vada a rispettarli. In caso contrario ci troveremo di fronte a una questione molto rilevante nel rapporto con l'Unione Europea, come del resto ci troviamo di fronte a una questione estremamente rilevante da parte di alcune forze politiche che sostengono in maniera molto chiara che le sanzioni alla Russia sono dannose. Le sanzioni nei confronti dei paesi che non rispettano i diritti umani sono assolutamente importanti e contestualmente, come è stato ricordato prima, bisogna lavorare per la pace, quella pace che noi reclameremo nella manifestazione del 5 novembre. Grazie. Sono Enrica Agostini di Rai News 24, volevo chiedere a Nicola Frattoianni se abbiate posto al Presidente della Repubblica anche un problema rispetto ad altri ministeri che possono essere gli esteri o la giustizia. No, non siamo entrati nei dettagli della composizione del governo col Presidente della Repubblica, questo naturalmente rientra nelle sue funzioni che noi rispettiamo pienamente. Abbiamo posto questioni di carattere politico, abbiamo consegnato al Presidente le nostre valutazioni, abbiamo naturalmente ascoltato le sue riflessioni che abbiamo apprezzato e ci siamo tenuti nello spazio e nell'ambito che correttamente credo vada mantenuto in condizioni come queste. Salve, Alexander Jachnagev, agenzia Vista. C'è un nome di questi, insomma, che stanno trapelando, insomma, che per voi sarebbe assolutamente inaccettabile in alcune delle caselle, insomma, ne avete parlato con il Presidente, c'è qualcosa su cui appunto vi siete soffermato da questo punto di vista? Grazie.
Come stava dicendo l'onorevole Fratoianni, non abbiamo parlato con il Presidente di nomi, abbiamo posto questioni generali di principio e su tali ci soffermiamo. Dopodiché il Presidente Mattarella ha non solo alla fiducia, non è un problema di fiducia, è il garante di tutti noi, delle istituzioni. Abbiamo posto una questione di principio e vale a dire chi guiderà questo dicastero deve rispettare quegli obblighi internazionali. Se così non fosse, ci troveremmo di fronte a personalità che hanno un'impostazione tra virgolette negazionista dal punto di vista climatico. Sappiano che l'Alleanza Verdi e Sinistra farà una dura opposizione, perché noi ci sentiamo profondamente legati alla dimensione europea di quegli obblighi internazionali. Lanfranco Palazzolo, Radio Radicale. Allora, stamattina, quando è venuta la delegazione del gruppo misto del Senato, il senatore De Cristofaro ha ricordato al Presidente della Repubblica la questione della legge elettorale, che è una legge non democratica. Allora, volevo sapere se avevate sollevato questo tipo di questione nei colloqui con il Presidente della Repubblica. E in particolare ho visto che avete trattato anche le questioni internazionali, se avete chiesto, diciamo, il rispetto del dettato dell'articolo 11 della Costituzione. Grazie. Abbiamo anche noi sollevato la questione della legge elettorale, della necessità di ristabilire un rapporto più forte tra istituzioni e elettrici e elettori, tra popolazione e chi dovrà e deve rappresentare le istanze, i desideri, le aspirazioni del Paese. Ovviamente abbiamo registrato, e il Presidente naturalmente lo sa meglio di noi, la distanza enorme che si è avuta in questa tornata elettorale, dove il tasso di astensionismo è stato veramente preoccupante, e anche è stato il segnale di un punto rispetto al quale veramente va cambiata la legge elettorale, la capacità quindi di tutto il Parlamento di assumere una posizione netta e propositiva rispetto a questo problema assolutamente questo trasversale a tutte le forze politiche. Ecco, quindi su questo sicuramente anche noi avanzeremo le nostre proposte. Per quanto riguarda l'articolo 11 della Costituzione, il Presidente è il garante della Costituzione, non siamo andati.